Pupallone, no, è un'altra cosa. Ultimi controlli. Arriva il fischio del direttore di gara, inizia Iannaccone Roma Soccer per questa finale di clausura London Cup. Calcio di punizione per la Roma Soccer, parte Marrone, traversone morbido, dentro interviene il portiere, la palla rimane lì, tiro sul fondo, occasione per la Roma Soccer. Rimessa laterale con le mani di testa, pallone che arriva a Giordani tra tre maglie rosse, deve scaricare, lo fa ma c'è l'intervento di un avversario, ancora in avanti Iannaccone, sterza. E la numero 11 che prova il piazzato per il vantaggio, Federico Proietti porta in avanti Iannaccone 1-0. Suarez sul punto di battuta, scavetto dentro, colpo di testa cercato da Bertinazzi, ancora in avanti Olmedo non ci arriva, rimane attacco la Roma Soccer, pallone ributtato dentro ma prova a pressare Iannaccone. Ora in avanti il diagonale, Nicolai trova il pareggio per la Roma Soccer 1-1. Colpo di testa da allontanare della difesa, prova a rimetterla dentro il numero 11. Subito il lancio in profondità, in vantaggio Saporiti che esce ma buca l'intervento. E arriva il vantaggio dello Iannaccone, erroraccio di Saporiti. E quindi c'è il 2-1 in rete, Michele Pizzini. Lotta anche Terracina. Passaggio di Marrone. Saporiti rilancia di testa Gian Benedetti. Hakie. Cavetto in profondità per il numero 14 che calcia! Cristian Satta trova il 3-1 allo scadere del primo tempo. Duplice fischio del direttore di gara, il primo tempo finisce 3-1 per lo Iannaccone. Recupera la palla Iannaccone. Buono, buono, c'è sei, buono. Pallone in profondità a cercare Piccolo. Dietro il cross, poi verso Giordani che la spizza, Pizzini con il sinistro, miracolo del portiere Suarez. Buono il dribbling, dentro il tiro, la grande risposta, poi Proietti sul fondo, attacco di Biancamiello, prova ad uscire Petillo, anticipato anche dal suo stesso compagno Giordani. Pallone in profondità, può correre Piccolo, dentro per Satta, esce il portiere Giordani e arriva il 4-1 dello Iannaccone. Si riparte a giocare con la rimessa laterale della Roma Soccer. Il passaggio per Mancini. Nicolai. Pallone dentro, colpo di testa. Grande risposta di Petillo. E arriva il triplice fischio. Finisce 4-1. Trionfo dello Iannaccone che vince questa clausura London Cup.